Ringrazio gli organizzatori di questo convegno per l'invito e ringrazio la dottoressa Moschetti perché ha ripreso sin dall'inizio il suo messaggio. E poi vi dico subito che se sono qui è perché proprio condivido l'istanza di fondo, che è quella della priorità della vita su tutti gli altri diritti. Quindi la priorità della vita, come ci insegna il Vangelo, come ci insegna Giovanni Paolo II, come ci insegnano tutti quanti. San Francesco. E io, San Francesco e tutti gli altri. Allora voglio dire che raccontando un episodio che voi avrete sentito da Papa Francesco, quando stava per essere eletto Papa, a un certo punto era arrivato quasi il quorum per la elezione e vicino a lui si trovava un cardinale brasiliano, cardinale Claudio Hummes, che è suo amico, io lo conosco, San Paolo do Brasil, è stato arcivescovo a San Paolo, e San Paolo e il cardinale Hummes gli ha detto, già lo chiamava santità, però non si dimentichi dei poveri, non si dimentichi dei poveri. E allora poi dopo il Papa in un'udienza generale l'ha ricordato a tutti. Quello che io voglio dire oggi è che questa frase è entrata nel mio cuore, per cui sin da quando sono venuto, poi con la problematica della Città Vecchia, è proprio stato uno dei punti di riferimento del mio ministero. Sento detto a me: non si dimentichi dei poveri, non si dimentichi della vita, non si dimentichi della nostra città. Perciò questo è il motivo per cui sono qui in mezzo a voi, proprio per stare a comunicare la mia presenza, perché questa battaglia per la vita è una battaglia per tutti quanti. Innanzitutto la dottoressa Moschetti ha fatto riferimento a questo convegno fatto il 7 novembre. Voi capite che lavoro è stato, nessuno veniva qui a Taranto, tutti parlavano o per via della stampa o per via di messaggi intercambiati. Ho detto no, qui noi dobbiamo fare un convegno in cui ci sono tutte le forze in gioco, dai professori, quelli che fanno gli studi scientifici, ma soprattutto le forze caratteristiche che possono incidere. Innanzitutto diciamo il governo, che è stato per molto tempo è stato assente in questa realtà, e poi dopo gli amici sia del mondo del lavoro e tutti gli amici ambientalisti, per cui a quel convegno io ho insistito perché ci fosse una larga partecipazione di tutte le forze ambientaliste, per cui la Moschetti, Bonelli, Marescotti e tutti gli altri sono stati presenti, rappresentati e sono intervenuti, per cui è questo che mi sta a cuore proprio la possibilità del dialogo, la possibilità della concertazione. La voce, anche la voce contraria, la voce critica, deve essere sentita. Questo è stato il mio obiettivo, l'ho fatto, si può dire che questo è stato l'obiettivo del nostro convegno, il dialogo e l'ascoltarsi reciprocamente. Per cui quello che la Moschetti, la dottoressa, nostra amica, e Bonelli e Marescotti hanno detto varie volte, lì sono stati detti in maniera chiara e aperta di fronte ai ministri. Perciò è questo l'obiettivo del Vescovo, è proprio quello di mettere tutti in condizione di parlare, in condizioni di intervenire. E anche oggi questo nostro momento indica la presenza del Vescovo. È chiaro che il Vescovo, tutti vorrebbero che fosse esperto di politica, che fosse esperto di questo, di quest'altro e di quest'altro, e come faccio? Invece il Vescovo indica la direzione fondamentale, e sulla direzione fondamentale voi sapete che ci siamo. Noi abbiamo invitato, abbiamo fatto nella nostra diocesi, facciamo da tanto tempo, la settimana della fede. Alla settimana della fede chi ha detto che nel
Chi ha pensato che nel dramma che stiamo vivendo ci vuole un testimone forte? E allora il Vescovo cosa ha fatto? Ha invitato Don Patriciello, il leader di tutta la grande opera presente nella Terra dei Fuochi, con una testimonianza forte, una testimonianza vibrante, una testimonianza fatta, proposta proprio a tutti presenti in una concattedrale strapiena. Come sapete, la Chiesa non entra in merito alle questioni tecniche di politica, di economia, ma come ha specificato Benedetto XVI, ha una responsabilità per il creato, deve fare valere questa responsabilità per il creato l'opera di Dio, anche il pubblico. Pertanto non ha soluzioni tecniche da offrire, ma avendo al centro della sua dottrina sociale la promozione della persona umana, indica semplicemente la via per raggiungere il bene comune e prova a costruire ponti di dialogo. Anch'io non ho una soluzione tecnica, per cui non posso fare qui un intervento tecnico, non ho una soluzione tecnica da proporre, ma un criterio da offrire: la difesa della vita, la difesa della persona umana e la difesa del bene comune in tutte le sue dimensioni. Sono un vescovo e non un tecnico, sono un padre che ogni giorno ascolta ed ogni giorno file di figli mi chiedono aiuto. Quante persone mi vengono a visitare e accolgo tutti, particolarmente quelli che soffrono. Ci dice Papa Francesco, ancora una volta, non dimenticare i poveri. È quello che mi porto nel cuore, sin dal primo momento sono stati i poveri che ho visitato all'ospedale Nord a malati di cancro, è stato il mio primo impatto, e poi anche all'ospedale Santissima Annunziata, perciò mi hanno segnato sin dal primo momento. Allo stesso tempo, ve lo devo dire, ogni mattina c'ho una fila di persone che mi dice: eccellenza, sono senza posto di lavoro. E scambiano la casa del vescovo e anche allora, come facciamo ad andare avanti? E io dico, ma non solo l'ufficio collocamento, però se c'è qualche opportunità la troviamo insieme. E poi anche tante persone che mi vengono a porre il problema urgente del lavoro, dell'assenza, le persone della Città Vecchia, mio marito è disoccupato, come facciamo? L'altra signora, in casa mia piove l'acqua, cosa fa? E li aiutiamo. Un altro che dice io non, un'altra signora, Don Filippo, io non ho i soldi per arrivare non a fine mese ma a fine settimana per dare il latte ai bambini. E allora quindi c'è un'attenzione proprio a questo elemento. E un altro mi dice: eccellenza, per favore faccia qualcosa perché mio figlio non diventi vittima del traffico, perché mio figlio non sa, quelli se lo prendono, lo pagano e quindi abbiamo perduto. Questo è l'arco globale dei problemi. Perciò una figura come il Vescovo ha proprio questo obiettivo di accogliere il dialogo. Allora l'altra funzione che ho è quella, insieme col dialogo, dello stimolo alle autorità. In ogni circostanza, perché invito i ministri qui a Taranto in quel convegno? Perché loro ascoltino il popolo. Perché quando sono andato per la nomina dei nuovi cardinali, che ero a Roma, e ho detto, è stato fatto cardinale amico mio, arcivescovo di Rio de Janeiro, che è venuto al mio ingresso, e ho detto, approfittiamo che sto qui, cambia il ministro dell'ambiente e vediamo di non ripartire da zero, dobbiamo proprio stare alle costole, intervenire, fare un'azione positiva e intensa come quella che voi state facendo, proprio di intervento e di stimolo. Quindi un dialogo, uno stimolo alle autorità, a categorie sociali, ai ricercatori, in modo di proporre soluzioni vere anche nel campo tecnologico e sociale, difendendoci tutti dalla minaccia più grande che è il danno sanitario, questo è evidente. E quindi anche in questo lavoro tener presenti tutti i fattori, tener presente l'aspetto sostanziale della minaccia alla vita, ma anche di tutte queste persone che vengono da me. E cosa può fare un vescovo? Abbiamo attivato, le nostre mense hanno raddoppiato i loro pasti, i nostri servizi stanno raddoppiando, abbiamo un centro di accoglienza notturno, ho lanciato come programma della diocesi di
di incrementarlo, di svilupparlo e di liberarlo. Questa è l'ampiezza del problema che bisogna tenere, che comprende la vita in tutte le sue manifestazioni, la giustizia, la solidarietà, il lavoro, la speranza per tante famiglie. È il problema. Per cui quando vengono questi qui, che cosa fa il Vescovo? Il Vescovo, se può dare una risposta o un orientamento, lo fa, ma sta con loro. E dopo mi dicono: Eccellenza, perlomeno abbiamo avuto qualcuno con cui abbiamo potuto dialogare e che ci ha ascoltati, e la incontriamo. Questa è la mia posizione proprio di attenzione e di ascolto. Ecco, la visione cristiana è quella che valorizza, l'ha detta, è stata citata prima, ma anche nel messaggio del 7 novembre il Papa Francesco ci ha detto, e lo trovate nel libro citato, che secondo me è un punto di studio, di riferimento chiaro, perché rappresenta il contributo di varie voci. Ci diceva: auspico che la proficua riflessione auspicata, accompagnata da scelte concrete di stili di vita sostenibili sul piano umano ed ecologico e da un sistema economico che promuova la piena realizzazione della persona, giunga al pieno riconoscimento dei diritti di ciascuno, alla salute, al lavoro, alla pacifica convivenza. Solo mettendo al centro di ogni scelta la persona umana sarà possibile tenere insieme le ragioni di chi soffre di più ed ottenere risultati certi. In questo percorso servono unità, fiducia, umiltà e pazienza, e questo è il cammino che dobbiamo fare con determinazione e con fermezza, ed è quello che sono venuto a dirvi quest'oggi. Ringraziandovi per l'invito, e l'ho accolto con piacere sin dal primo momento, e rinnovando l'auspicio di continuare questo cammino insieme, alla ricerca di un futuro in cui nessuno di noi debba pensare che la vita di un compagno di lavoro che si ammala sia servita a pagare il mutuo della casa. Questo non è giusto, non dobbiamo prendere una cosa per l'altra. Quest'oggi continua il nostro paziente percorso di avvicinamento alla nuova creazione delle condizioni che rendano possibile preservare il lavoro, custodire l'ambiente in cui viviamo, conservare il posto di lavoro e la sopravvivenza della vita. Sembra un'utopia, ma vogliamo crederci. Per questo continueremo a chiedere attenzioni perché Taranto non sia dimenticata. Non c'è un punto del mio intervento, sia nella Conferenza Episcopale Italiana, ho messo al centro il problema. Il problema non è di Taranto, né della provincia, né della regione, ma è dell'Italia e dell'Europa e del mondo, perché qui si giudica il cammino di tutti. Quindi perché Taranto non sia dimenticata, perché le nostre istanze non diventino buoni auspici, di fatto rimandati per la realizzazione a tempi non definiti. Taranto non può continuare ad aspettare senza fine un futuro migliore che merita. E io sono convinto, per tutta l'esperienza che ho fatto in Brasile, di varie situazioni che sono cambiate a livello ambientale, a livello sociale, a livello umano, a livello culturale, che la spinta di coloro che soffrono, in particolare dei poveri e dei bisognosi, è quella che determina il cambiamento nella realtà, è quello che determina un passo nuovo, un passo di speranza per tutti. Le cose possono cambiare, le cose devono cambiare, e questo è l'obiettivo del nostro cammino. I metodi possono essere differenti, ma l'obiettivo è proprio questo, il desiderio di un cambiamento perché la vita sia vissuta in pienezza. Come dice Papa Francesco, non lasciamoci rubare la speranza, per questo io dico certamente un'altra Taranto è possibile. Grazie.